Cara comunità di fedeli, sappiamo che il castigo divino può essere mitigato, attenuato, o addirittura cancellato. La veggente Miriana di Medjugorje stessa spiega come il settimo segreto era un castigo, ma che grazie alle preghiere e alla penitenza è stato cancellato. È così che la Vergine Maria continua a mandare messaggi invitando alla preghiera, alla penitenza e alla conversione giornaliera. Quante volte, nel buio della notte e nell'ansia del giorno, abbiamo implorato il cielo di scongiurare le catastrofi imminenti? Quante volte il cuore si è strizzato nell'angoscia, e l'anima ha sussurrato suppliche di speranza affinché il peggio fosse evitato? Le nostre preghiere hanno raggiunto il cielo, cariche di desiderio ardente per la protezione, per la sicurezza, per la pace. Ma oggi, ci troviamo qui a condividere con voi una prospettiva diversa, una visione che potrebbe scuotere le fondamenta stesse delle nostre credenze. Il venerabile Fulton Sheen ci ha offerto una luce inestimabile nel buio dei nostri interrogativi, sollevando il velo su un concetto tanto difficile quanto intrigante, la necessità della catastrofe. Sì, avete sentito bene. La catastrofe, quella stessa che abbiamo tanto temuto, tanto pregato di evitare, potrebbe celare in sé un significato profondo, un proposito che va oltre la nostra comprensione umana. Vi invitiamo a rimanere fino alla fine del video perché riporteremo tre consigli pratici dati dal venerabile servo di Dio per affrontare la fine dei tempi. Iniziamo subito il nostro viaggio di oggi citando cosa ha scritto Fulton Sheen in un suo libro del 1937, La croce e le beatitudini. Il mondo, la cui falsa pace si basa sull'amor proprio, farà la guerra contro coloro la cui pace si basa sulla coscienza. In questo senso, nostro Signore ha portato la spada, potremmo dire, che ha fatto la guerra. La guerra contro l'egoismo, la guerra contro il peccato, la guerra contro l'impietà. E se la sua guerra contro il male lo ha portato sulla croce, allora anche i suoi seguaci che predicano la sua pace devono aspettarsi di essere crocifissi. Se anche voi credete nella vera pace della coscienza, che è quella del Signore, scrivete adesso nei commenti, io credo, amen. Il venerabile Fulton Sheen fu uno dei primi telepredicatori cattolici, prima via radio e poi per televisione. È il 26 gennaio 1947, nella trasmissione Segni dei nostri tempi, parla del futuro come un tempo di prova, e dei motivi per cui la catastrofe in verità è inevitabile. Vi riportiamo alcune parti salienti del suo discorso, in cui Fulton Sheen profetizza il futuro rifacendosi alla profezia biblica. Il conflitto del futuro è tra un assoluto che è il Dio uomo, e un assoluto che è l'uomo Dio. Tra il Dio che si è fatto uomo, e l'uomo che si fa Dio. Tra i fratelli in Cristo, e i compagni nell'Anticristo. L'Anticristo, però, non sarà chiamato così, altrimenti non avrebbe seguaci. Non indosserà calzamaglie rosse né vomiterà zolfo, né impugnerà una lancia né agiterà una coda con la punta a forma di freccia come il Mefistofele nel Faust. Da nessuna parte nelle sacre scritture troviamo conferma del mito popolare che immagina il diavolo come un buffone vestito di rosso. È descritto invece come un angelo caduto, come il principe di questo mondo, il cui mestiere è di dirci che non esiste nessun altro mondo. La sua logica è semplice. Se non c'è un paradiso, non c'è alcun inferno. Se non c'è un inferno, non c'è alcun peccato. Se non c'è il peccato, non c'è alcun giudizio. E se non c'è un giudizio, allora il male è bene e il bene è male. Ma al di là di queste descrizioni, nostro Signore ci dice che egli sarà molto simile a lui, che ingannerà perfino gli eletti, e di sicuro nessun diavolo di quelli che abbiamo visto nei libri illustrati riuscirebbe a ingannare gli eletti. Fate ben attenzione adesso, perché Fulton Sheen descrive nei particolari la figura dell'Anticristo. Questa descrizione è essenziale per riconoscerlo. Se pensate che ciò che stiamo condividendo con voi sia importante, vi invitiamo a lasciare adesso un mi piace al video, e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers per non perdervi altri contenuti simili. In che modo egli verrà in questa nuova era per convincerci a seguire il suo culto?
verrà travestito da grande umanitario. Parlerà di pace, prosperità e abbondanza, non come mezzi per condurci a Dio, ma come fini in sé. Scriverà libri su una nuova idea di Dio adatta ai modi di vivere della gente, diffonderà la fede nell'astrologia, in modo da incolpare per i nostri peccati non la nostra volontà, ma le stelle. Spiegherà psicologicamente la colpa in termini di sesso represso, farà sprofondare gli uomini nella vergogna, se gli altri uomini diranno che non sono di mente aperta e liberali. Identificherà la tolleranza con l'indifferenza, verso quel che è giusto e quel che è sbagliato, incoraggerà i divorzi. Con l'inganno secondo cui una nuova unione è vitale, accrescerà l'amore per l'amore e diminuirà l'amore per la persona, invocherà la religione per distruggere la religione, parlerà perfino di Cristo e dirà che è stato il più grande uomo che sia mai vissuto. Dirà che la sua missione è liberare gli uomini dalla schiavitù della superstizione e dal fascismo, che baderà di non definire mai. Ma in mezzo a tutto il suo apparente amore per l'umanità e alle sue chiacchiere su libertà e uguaglianza, avrà un grande segreto che non rivelerà a nessuno, non crederà in Dio. Poiché la sua religione sarà la fratellanza senza la paternità di Dio, ingannerà perfino gli eletti. Istituirà una controchiesa che sarà una scimmiottatura della Chiesa perché lui, il diavolo, è la scimmiottatura di Dio. Essa sarà il corpo mistico dell'Anticristo e a livello esteriore ricorderà la Chiesa come corpo mistico di Cristo. In un disperato bisogno di Dio, indurrà l'uomo moderno nella sua solitudine e frustrazione a morire dalla voglia di entrare a far parte della sua comunità, la quale darà all'uomo uno scopo più grande senza bisogno di correzione personale né di ammettere la propria colpa. Conclusa la descrizione dell'Anticristo, figura centrale della fine dei tempi, Fulton Sheen spiega quali sono le due ragioni per cui la catastrofe è inevitabile, in quanto necessaria. Rimanete con noi, perché dopo di ciò, offrirà tre consigli pratici di fondamentale importanza per affrontare la fine dei tempi. Dal momento che i segni dei nostri tempi indicano una battaglia tra assoluti, possiamo aspettarci che il futuro sarà un tempo di prova, per due ragioni. Innanzitutto, perché si fermi la disgregazione. Se non ci fossero catastrofi, l'impietà prenderebbe sempre più terreno. Quel che è la morte per il singolo uomo, la catastrofe lo è per una civiltà malvagia. L'interruzione della vita è, per la civiltà, l'interruzione della sua impietà. Perché Dio avrebbe messo un angelo con una spada fiammeggiante a guardia del giardino dell'Eden dopo la caduta, se non per prevenire che i nostri primi progenitori vi entrassero di nuovo e mangiassero dell'albero della vita, cosa che avrebbe reso immortale la loro colpa? Dio non permetterà che l'ingiustizia diventi eterna. Egli permette che accadano rivolte, disgregazione e caos per ricordarci che i nostri pensieri sono stati sbagliati e i nostri desideri sono stati empi. La verità morale è vendicata dalla rovina che consegue al suo ripudio. Il caos dei nostri tempi è l'argomento negativo più forte che potesse mai essere utilizzato dal cristianesimo. La catastrofe rivela che il male si sconfigge da solo, e che non possiamo distogliere lo sguardo da Dio, come abbiamo fatto, senza fare del male a noi stessi. La seconda ragione per cui dovrà arrivare una crisi è per prevenire una identificazione sbagliata tra la Chiesa e il mondo. Nostro Signore ha inteso che coloro che sono i Suoi seguaci fossero diversi nello spirito da coloro che non lo sono. Ma questa linea di demarcazione è stata offuscata. Invece del nero e del bianco c'è soltanto una sfumatura. La mediocrità e il compromesso caratterizzano le vite di tanti cristiani. Leggono gli stessi romanzi dei moderni pagani, educano i figli nella stessa maniera atea, danno retta ai medesimi commentatori che non hanno altri criteri se non giudicare il presente dal passato e il futuro dal presente. Consentono che si insinuino nelle loro famiglie usi pagani come il divorzio e le seconde nozze. Vi sono sedicenti leader sindacali cattolici privi di carattere, che danno indicazioni di voto per i comunisti ai congressi, o scrittori cattolici che accettano presidenze in organismi comunisti, per inoculare idee totalitarie nei film. Non ci sono più il conflitto e l'opposizione che devono caratterizzarci. Stiamo influenzando il mondo meno di quanto il mondo influenzi noi. Non c'è più diversità. Noi che siamo stati inviati per fondare un ospedale, siamo stati infettati dalla malattia, e dunque abbiamo perduto il potere di guarire. E poiché l'oro è mescolato a una lega,
tutto deve essere gettato nella fornace affinché lo scarto sia bruciato. Il valore della prova sarà di distinguerci. Una catastrofe deve giungere per rifiutarci, disprezzarci, odiarci, perseguitarci, e allora, allora potremo marcare la nostra lealtà, affermare la nostra fedeltà e dichiarare dalla parte di chi stiamo. Diminuiremo in numero, ma aumenteremo in qualità. Non è per la Chiesa che temiamo, ma per il mondo. Tremiamo non perché Dio potrebbe essere scalzato dal trono, ma perché potrebbe regnare la barbarie. Infine, tre consigli pratici per questi tempi, perché i cristiani prendano coscienza che un momento di crisi non è un tempo di disperazione, ma di opportunità. Siamo nati nella crisi, nella sconfitta, la crocefissione. E una volta che prendiamo coscienza che siamo sottoposti alla collera divina, possiamo diventare oggetto della divina misericordia. Gli autentici insegnamenti di Dio generano speranza. Il ladrone sulla destra arrivò a Dio attraverso una crocefissione. In secondo luogo, i cattolici devono accrescere la loro fede, appendere un crocifisso nelle loro case, ricordarsi che hanno una croce da portare, riunire le vostre famiglie ogni sera per recitare il rosario, andare alla messa quotidiana, fare ogni giorno l'ora santa nella presenza del nostro Signore dell'Eucaristia, soprattutto nelle parrocchie dove i pastori sono consci del bisogno del mondo, e quindi celebrano servizi di riparazione. Infine, ebrei, protestanti, cattolici, americani, tutti noi dobbiamo prendere coscienza che il mondo ci chiama a sforzi eroici per la spiritualizzazione. Non invochiamo l'unità religiosa, che non è possibile se acquistata al prezzo dell'unità della verità, ma chiediamo un'unità delle persone religiose, nella quale ognuno marci separato secondo la luce della sua coscienza, ma tutti colpiscano insieme per il progresso morale del mondo. Le forze del male sono unite, le forze del bene sono divise. È possibile che non riusciremo mai a ritrovarci nel medesimo banco, voglia Dio che accada, ma possiamo incontrarci sulle nostre ginocchia. Potete stare certi che nessun sordido compromesso né equilibrismo vi riguarderà. Coloro che hanno fede faranno meglio a rimanere in stato di grazia, e coloro che non l'hanno faranno meglio a capire le proprie intenzioni, poiché nell'era che viene ci sarà un solo modo per fermare le vostre ginocchia tremanti, e sarà piegarle e mettersi a pregare. Pregate Michele, Michele il principe del mattino, che sconfisse Lucifero che voleva farsi Dio. Quando un tempo il mondo si incrinò a causa di un ghigno in paradiso, egli si alzò e trascinò giù dai sette cieli l'orgoglio che voleva guardare l'Altissimo dall'alto in basso. E pregate anche Nostra Signora. Ditele, è a te che è stato dato il potere di schiacciare la testa del serpente che mentendo disse agli uomini che sarebbero diventati dei. E possa tu, che ritrovasti Cristo allorché egli fu perso per 3 giorni, ritrovarlo di nuovo per il nostro mondo che lo ha perduto. Dona la parola all'incontinenza senile della nostra prolissità. E come tu formasti la parola nel tuo grembo, forma lui nei nostri cuori. Signora del blu del cielo, in questi giorni oscuri accendi le nostre lampade. Ridacci la luce del mondo perché una luce risplenda anche in questi giorni di oscurità. Dio vi benedica.